Oh, abbiamo musica live oggi qui. Abbiamo musica live fatta da Tommaso Tozzi. Tommaso Tozzi. Sì. Di dove sei, Tommaso? Di Rieti, cioè di Greccio in realtà. Di? Greccio. Il paese dove è stato fatto il primo presepe del mondo, da San Francesco. Quindi 1223, non ce ne importa niente. Però. No. Quindi tu devi andare, vediamo cosa mi fai. Cosa mi racconti? Vieni un po' più qua. Più qua? No, perché c'avevo paura di non entrare con la chitarra. No, non ti preoccupare. Okay. Quindi cosa mi fai adesso? Cosa ti faccio? No, in realtà sono molto indeciso su cosa suonare in questo momento. Però scrivo. Ti canterò uno dei brani ai quali sono più legato. Quanti ne hai fatti? Hai fatti molti? Sì, non lo so, ho perso un po' il conto. Vai. C'è stato un periodo che ne scrivevo una settimana, quindi... Vuol dire che non ti andava molto bene sentimentalmente, come lavoro. Uno scrive canzoni quando non è felice. Più scrivi e meno stai bene. Esatto. Vai. Vado? Sì. Ok, questa si chiama Titoli di testa. Non capisco perché io debba fingere di essere felice. Quest'argilla pesa sul mio volto, lascerà una cicatrice. Vene crepe giorno dopo giorno, le tolgono vernice. Ma come cenere che brucia a fondo, rinasce la fenice. Hai voluto poter dire insieme a te le stesse parole, trasformare le tue labbra in riso con le mie stupide storie. Ma c'è un racconto che tu stai scrivendo che non è ancora finito, ed io ho provato ad aggiungere una frase ed ho di nuovo fallito. Voglio credere nella coerenza dei miei fallimenti, nell'errore di quest'illusione che mi ha portato da te. Voglio credere nell'incoerenza dei tuoi sentimenti. Truccherò le carte del destino che sta giocando con me. Non capisco perché io debba fingere di essere felice. Questa faccia pesa sul mio volto, è una pessima attrice. Ma mi amo tutti un po' troppo per non essere dimenticati, dimenticando di essere vittime dei battiti dei cuori sbagliati. Voglio credere nella coerenza dei miei fallimenti, nell'errore di quest'illusione che mi ha portato da te. Voglio credere nell'incoerenza dei tuoi sentimenti. Truccherò le carte del destino che sta giocando con me. Mentre stringo un urlo sulla carta, guardo i frutti del mio non agire. Proverò a fallire nel fallire, sperando finalmente di riuscire. Voglio credere nella coerenza dei miei fallimenti, nell'errore di quest'illusione che mi ha portato da te. Voglio credere nell'incoerenza dei tuoi sentimenti. Truccherò le carte del destino che sta giocando. Capisco perché io debba fingere di essere felice. Bello. Grazie. Poi mi piace molto, mi piacciono due cose, ti possono sembrare banali. La prima è che canti con gli occhi aperti, che è una roba che vedo rarissimamente. Mi canto, tutti chiudono gli occhi. La seconda è il finale, che me lo tronchi. Cioè non fai altre cose oltre. È bello, perché quando dai, alla fine ti rimane impresso, hai capito? Cioè perché finisci, io adesso felice, to fine. Bello questa cosa. Ma tu cosa fai nella vita?
Quanti anni hai? 24. Sei piccolo. Mi sto per laureare. Ma perché tenete tutti la barba voi ragazzini? Boh, non lo so, perché se me la taglio sembra che ho 15 anni. Forse è per quello. Infatti... Beata gioventù. Vuole dimostrare più anni di quelli che ha. No, non voglio averne più di quelli che ho. Quelli che ho andrebbero bene quelli. E quindi studi che cosa? Studio letteratura, musica e spettacolo. Sto facendo la tesi adesso. E su che cosa fai la tesi? Allora, inizialmente dovevo farla su Frank Zappa. E infatti ero contentissimo di farla su Frank Zappa. Poi però ho avuto un piccolo disguido col professore. Dovevo laureare a marzo, adesso mi laureo a luglio e il professore non ci ho più avuto tanta voglia di rimanerci in contatto, insomma. E quindi adesso la faccio in critica letteraria su Sanguinetti. Un poeta degli anni 60. Ecco, questo è l'esempio di come l'istruzione in Italia faccia acqua. Il professore vuole Sanguinetti, giusto? No, vabbè, è stata una scelta comune. Mi ha chiesto che poeti ti sono piaciuti del Novecento. No, ho capito, ma scusa, ma è tu perché... Ma non è lo stesso professore, un altro. Sì, no, perché il professore era di storia della musica, quello di Frank Zappa. Però era meglio su Frank Zappa. Era meglio, sì. Porca vecchia. Quindi... Anche perché ho passato non lo so, tipo 2 mesi sentivo solo Frank Zappa, che non fa male comunque. A livello di apertura. No. Ecco, però nel futuro vedi di cercare di vivere di musica, non solo quella suonata, ma la tua, ma anche di altra musica, insegnare, fare qualcosa. Ah, certo, sì. Hai un gruppo? Allora, ce n'ho avuto più di uno. In questo momento sto proponendo uno show da one man band. Quindi... Sì, che è quello dove si rifugiano tutti per vari motivi. Ma non è un rifugio, è stata più che altro una scelta che ho voluto fare un po' per mettermi alla prova, un po' perché, come dici tu... Sì, però bisogna andare avanti anche dall'altra parte. Sì, no, vabbè, ma non è che abbia smesso, cioè ho sempre comunque progetti... Canti anche cover, qualche cover sì, per sì, la tua sì, attenzione. No, sì, per forza. Vai benissimo, dischi non hai ancora fatti. Allora, ho registrato con un gruppo, ho registrato, erano tutti brani miei, e poi ho registrato anche quest'estate una demo che sto utilizzando per propormi all'interno dei locali, però non l'ho pubblicato, ho messo qualche brano su YouTube, ma nulla di più. Bene, allora cresci, vai avanti, c'hai le carte in regola per andare avanti, scrivi bene. Poi ti posso dire che se a causa della tesi hai ascoltato da tempo Frank Zappa, qualche semino dentro di te di genialità musicale. Speriamo. Quindi, diciamo, chissà mai che ci rivediamo, ok Tommaso? Tu vai avanti, perché devi per forza andare avanti. La musica è la tua vita, poi si vede dagli occhi, si vede come stai quando canti, proprio stai bene, quindi ti fa bene, hai capito? Ok. Okay? Sarà un vero piacere. Mi raccomando Tommaso, ci vediamo. Grazie, ciao.